È volato quest'anno, anno più duro di quello che pensassi. Io pensavo che l'inizio della seconda sindacatura fosse un po' più semplice, invece è stato un anno molto duro, l'emozione intatta di quando, ecco, insieme ai ragazzi, tra cui quelli che stavano ieri al Teatro Brancaccio, abbiamo aperto la porta di San Giacomo e siamo saliti anche con un po' di incoscienza in tantissimi sopra le scale, cantando da Bella Ciao a Potere al Popolo e altre cose di questo tipo. Io non dimenticherò mai il popolo napoletano, quello che ha fatto in questi 6 anni a Napoli e quello che farà nei prossimi anni, e non dimenticherò mai l'energia politica pulita, vera, forte, democratica di questi ragazzi, che, per carità, ognuno ha la sua intemperanza, sono anche io un intemperante, se per questo, però credo che là c'è la linfa democratica se vogliamo costruire una rivoluzione anche nel nostro paese. Quindi a me va tutta a loro va tutta la mia gratitudine, perché penso che anche un anno fa era quella la gente, ve lo ricordate, che stava sotto San Giacomo, gente semplice, gente che si è riscoperta rivoluzionaria magari a 50-60 anni, giovani che erano prima lontani dalla politica, distanze che si sono annullate. Io quello che posso garantire, i prossimi 4 anni continuerò come sempre, con la stessa carica, lo stesso entusiasmo, la stessa passione, H24 per la città, per Napoli, per i napoletani, perché questa città sta riscoprendo la rivoluzione dell'umanità, e questo è per me il motivo di più grande soddisfazione. Quando vedo i napoletani che ci credono, che partecipano, che riscoprono la fierezza e l'orgoglio di sentirsi napoletani, con la militarizzazione della cultura, come abbiamo detto stamattina, vuol dire che in questi 6 anni si è scritto qualcosa di importante grazie ai napoletani. Sono soddisfatto perché gli ostacoli sono davvero tanti, non anche in queste ore, quindi se sommiamo gli ostacoli che ci hanno messo e le difficoltà, sono soddisfatto. Però il bilancio lo voglio fare nel 2021, quando Napoli non sarà solo capitale dell'umanità come adesso, della cultura come adesso, del turismo come adesso, della politica dalle mani pulite come adesso, dei giovani come adesso, deve essere anche capitale della qualità dei servizi, che non ci siamo ancora. Nel 2021 dobbiamo diventare capitale a 360 gradi. Io sono impegnato per quello, perché amo Napoli profondamente e la devo portare nel posto più alto.